Salve, sono Giacomo Severi e il mio intervento sul decreto 65 del marzo di quest'anno, meglio noto come decreto sisma bonus, si focalizzerà sugli aspetti concettuali alla base della classificazione sismica degli edifici, con particolare riguardo agli edifici in muratura, che rappresentano per l'AEDES Software il settore di maggiore sviluppo ed inoltre rappresentano una larga fetta del patrimonio edilizio italiano caratterizzato da un'elevata vulnerabilità sismica. Le metodologie di classificazione e quindi di valutazione e mitigazione del rischio sismico a livello territoriale sono sicuramente auspicabili, ma devono essere fondate su metodologie d'analisi robuste ed utilizzate con consapevolezza dai tecnici. Bene, il decreto 65 del 7 marzo scorso, meglio conosciuto come decreto sisma bonus, incorpora le metodologie di classificazione sismica degli edifici. Dal punto di vista simbolico, la classificazione sismica dell'edificio sarà rappresentata da una lettera da A a G, in modo analogo a quanto già da tempo viene effettuato per la classificazione energetica. Prima di analizzare la parte tecnica del decreto, vediamo di cosa si tratta. Il sisma bonus compare nella legge di stabilità 2017 per incentivare i cittadini ad investire sul miglioramento delle prestazioni sismiche delle proprie costruzioni. Può quindi essere inquadrato come un incentivo allo sviluppo di un piano volontario di valutazione e prevenzione nazionale del rischio sismico da parte dei cittadini. Il primo strumento attuativo pubblicato è stato il decreto 58 del 28 febbraio 2017, successivamente modificato dal decreto 65 del 7 di marzo 2017, che estende la possibilità di asseveramento anche a geometri e periti regolarmente iscritti agli ordini. La necessità di un piano di valutazione e prevenzione del rischio sismico a livello nazionale ci è stata sottolineata anche dopo gli ultimi eventi sismici dello scorso anno. Le motivazioni sono molteplici, ma possiamo riconoscere due fattori principali, dal punto di vista ingegneristico almeno. Per prima cosa, ovviamente, l'elevata sismicità del nostro paese. Secondo, il patrimonio edilizio italiano è caratterizzato da un'elevata vulnerabilità, ma come possiamo valutare e mitigare il rischio sismico su larga scala? Per prima cosa, tramite la conoscenza, lo strumento di base con il quale capire il nostro patrimonio edilizio, riconoscere le zone più vulnerabili e studiare gli interventi più adeguati per mitigare la vulnerabilità. Dopodiché devono essere predisposte delle opere in modo da mitigare queste vulnerabilità e prevenire danni peggiori. Cerchiamo quindi di capire cos'è il rischio sismico. Il rischio sismico è una misura che esprime la relazione tra la probabilità che si verifichi un certo evento dannoso o la frequenza con cui questo si manifesta in un certo intervallo di tempo e gli effetti di tale evento. Comunemente nel nostro settore l'effetto viene monetizzato tramite la perdita annua media, o PAM, intesa come il costo di riparazione dei danni prodotti da un evento sismico, ripartito annualmente ed espresso come percentuale del costo di ricostruzione. Il PAM è uno dei due fattori principali dei metodi presenti nel decreto. Il rischio è funzione di diversi fattori, invece, quali la pericolosità del sito, la vulnerabilità della costruzione e l'esposizione. La pericolosità è la probabilità che si verifichi un particolare evento sismico in una certa zona, ci è quindi fornita dalla classificazione sismica del territorio. La vulnerabilità è una caratteristica della costruzione e la determiniamo tramite delle analisi o delle valutazioni qualitative. Ed infine l'esposizione, che dipende dal contesto socio-economico nel quale si colloca la costruzione che stiamo studiando. Ovviamente gli effetti negativi che il sisma ha su una costruzione si riflettono in maniera differente sulla comunità nel caso in cui essa si trovi in un centro città oppure nel caso in cui sia isolata. Eseguita l'analisi strutturale sismica del fabbricato oggetto di studio, sono noti i parametri necessari per elaborare una curva di rischio che possiamo visualizzare in forma decimale oppure logaritmica. Sulle ascisse troviamo la frequenza annua di superamento dell'evento sismico e sulle ordinate la perdita economica espressa in percentuale del costo di ricostruzione. Ogni punto del diagramma corrisponde ad uno stato limite della struttura. Quindi abbiamo lo stato limite di collasso, la soglia per lo stato limite di salvaguardia della vita, la soglia per lo stato limite di danno strutturale e non strutturale, la soglia di limitazione del danno
quindi lo stato limite di operatività, la soglia di inizio del danno di tipo non strutturale. Come vedremo poi nelle prossime immagini, l'elaborazione di questo grafico è previsto nell'applicazione del metodo più completo proposto dal nuovo decreto, cioè il metodo cosiddetto convenzionale, a carattere quantitativo. Viene eseguita, cioè, un'analisi che fornisce specifici risultati numerici. Per gli edifici in muratura è tuttavia possibile, in alternativa, applicare il metodo semplificato di natura qualitativa. Entriamo quindi nel merito del nuovo decreto. Le linee guida per la valutazione del rischio sismico forniscono delle procedure per valutare il rischio associato ad una certa costruzione. Nello specifico vengono indicate 8 classi. Per capirne la scala di valori, basta pensare che una struttura con capacità sismica pari alla domanda di normativa ricadrebbe nella classe B. Vengono quindi contemplate anche due classi di capacità maggiori di quella minima richiesta per le nuove costruzioni, cioè le classi A e A+. Per poter classificare la struttura oggetto di studio vengono proposte due metodologie, una semplificata ed una convenzionale. La metodologia semplificata è applicabile solo per le strutture in muratura. Data la semplicità del metodo, permette il passaggio di una sola classe nel caso in cui si progetti un intervento di mitigazione della vulnerabilità. In ogni caso, entrambe le metodologie mirano alla determinazione della classe di rischio della struttura. Nel caso semplificato, ricavandola da considerazioni di tipo qualitativo, concretizzate tramite una procedura tabellare. Nel caso convenzionale, analizzando la struttura e valutandone la capacità rispetto ad ogni stato limite, ma lo vedremo dopo nel dettaglio. Partiamo dal metodo semplificato. È necessario sottolineare ancora che è applicabile solo alle strutture in muratura. È un metodo qualitativo tabellare e consente una valutazione sommaria della struttura. Questa valutazione parte dalla classificazione della struttura sulla base della scala macrosismica europea, la quale indica, in funzione del tipo di materiale, il valore atteso della classe di vulnerabilità, indicato con un cerchietto, e l'intervallo di scostamento all'interno del quale può ricadere la struttura, che dovrà essere valutato facendo ulteriori considerazioni. L'intervallo di scostamento può essere probabile se indicato con una linea piena, oppure meno probabile se indicato con una linea tratteggiata. Nel caso in cui vogliamo effettuare una valutazione più accurata, sempre però all'interno dell'intervallo indicato, possiamo utilizzare un'altra tabella che mi indica la classe di rischio della struttura, così come possiamo vedere nella slide, a partire dalla classificazione precedente e considerando la presenza di varie criticità. Per esempio, facendo uno zoom, possiamo vedere che per una muratura armata o confinata è previsto un declassamento a seconda della presenza o meno del degrado di materiale, cattiva disposizione degli elementi non strutturale, forti irregolarità e via dicendo. Infine, una volta valutata la classe di vulnerabilità della costruzione in funzione della zona sismica, entro nella tabella e ricavo quindi il PAM e la classe di rischio finale. Nel metodo convenzionale, la vulnerabilità della struttura viene valutata tramite i convenzionali metodi di analisi che ritroviamo anche nell'NTC 08. L'obiettivo è quello di determinare tramite l'analisi di capacità della struttura in termini di tempo di ritorno e di PGA. Seguendo il diagramma di flusso, sulla base della conoscenza della struttura, costruiamo un modello di calcolo valido. Dopodiché lo analizziamo, determinando per ogni stato limite la capacità della struttura in termini di PGA e quindi di tempo di ritorno. Da questi risultati, per ogni stato limite possiamo determinare la frequenza annua di superamento come inverso della capacità della struttura in termini di tempo di ritorno e da questi risultati, tramite una formula fornita dal decreto, ricaviamo il PAN e quindi la classe di rischio ad essa associata. Inoltre, dalla capacità in termini di PGA allo stato limite di salvaguardia della vita, ricaviamo l'indice di sicurezza come rapporto tra capacità e domanda. Questo è il già noto indicatore di rischio sismico in termini di PGA e da questo la classe di rischio sismico ad essa associata. Infine, la classe di rischio globale definita sarà la minima tra i due valori determinati.
Come già accennato precedentemente, dai risultati quindi dell'analisi determiniamo per ogni stato limite la frequenza media annua di superamento come inverso della capacità in termini di tempo di ritorno per ogni stato limite. Li mettiamo nella formula fornita dal decreto ed otteniamo il PAM, con il quale entrando nella tabella determiniamo la classe PAM della costruzione. Ancora, con la capacità in termini di PGA allo stato limite di salvaguardia della vita, determino il valore del coefficiente di sicurezza allo stato limite di salvaguardia della vita come rapporto tra capacità e domanda. Entro quindi nella tabella e determino la classe ISV della costruzione. Il minimo tra la classe ISV e la classe PAM sarà la classe di rischio della struttura. Il periodo di ritorno TR, l'accelerazione al suolo PGA e l'indicatore di rischio sismico ISV sono i risultati forniti in output dal software PCM e possono essere direttamente utilizzati nel foglio di calcolo che abbiamo preparato per la definizione della classe di rischio. Nel caso di intervento di consolidamento vi saranno due modelli e conseguentemente due sessioni di valutazione della classe di rischio. Alcuni esempi applicativi verranno illustrati dall'ingegner Pampaloni nell'intervento successivo. Prima di passare agli esempi applicativi, ricordiamo brevemente alcuni aspetti fondamentali per lo studio delle strutture in muratura. Dal momento che la buona riuscita della metodologia di classificazione sismica dipenderà dalla corretta analisi degli edifici. L'analisi di vulnerabilità delle strutture in muratura coinvolge, come ben sappiamo, tre diversi aspetti. Il comportamento locale del materiale, quindi giudicare se la muratura ha caratteristiche sufficientemente buone per poter sviluppare un comportamento cinematico senza disgregarsi. Se questo è verificato, la struttura resisterà al sisma secondo dei cinematismi, quindi vi saranno delle porzioni di struttura che reagiranno a macroelementi. Questo è dovuto alla natura delle strutture in muratura, caratterizzate da un materiale non resistente a trazione e da elementi collegati con vincoli monolaterali. Se vengono predisposti dei presidi che inibiscono la formazione di cinematismi, allora ha senso studiare il comportamento d'insieme dell'edificio e quindi analizzare un modello globale. Supponendo quindi che la qualità della muratura del fabbricato sia sufficientemente buona, possiamo studiare i cinematismi. Attenzione, è molto importante questo aspetto, non possiamo prescindere assolutamente dallo studio del comportamento cinematico, che peraltro rappresenta spesso la maggior vulnerabilità della struttura. Infine, possiamo passare allo studio del modello globale, costruito sulla base della conoscenza della struttura. Deve essere il più rappresentativo possibile del comportamento dell'edificio che stiamo studiando. Quindi l'ipotesi sui solai, sull'ammorbidimento delle pareti, sul comportamento fuori piano degli elementi e via dicendo, devono portare ad un modello che rappresenta il più possibile la struttura oggetto di studio. Il modello deve essere ovviamente validato prima di utilizzarlo per l'analisi, in modo da ottenere un risultato sufficientemente affidabile. Dall'analisi dei meccanismi di collasso e dal comportamento globale derivano i parametri, quindi periodo di ritorno e PGA, da utilizzare per la classificazione sismica. In definitiva, il messaggio che vogliamo far passare è che, nonostante la facilità con la quale vengono presentati i metodi nel decreto, la valutazione della vulnerabilità della costruzione deve essere ponderata e basata sulla conoscenza della struttura, in modo del tutto analogo a quanto si deve fare per un qualsiasi altro progetto strutturale su un edificio esistente. Per qualsiasi informazione, quindi approfondimento, riguardo alla classificazione sismica degli edifici con il software AEDES, potete scrivere a info@aedes.it oppure visitare il nostro sito www.aedes.it. Vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola all'ingegner Chiara Pampaloni, che nel prossimo video vi illustrerà alcuni esempi applicativi del decreto Sisma Bonus.